Bentornati ragazzi, qua è Leonie and FIFA, siamo qui con un nuovo episodio del Road to Random. Nello scorso episodio avevamo trovato come ultimo giocatore Mangala, avevamo aperto due dei sei pacchetti che ci ha dato la EA. Quindi adesso apriremo gli altri quattro e speriamo di trovare qualcuno. E poi andremo a vedere chi è il primo giocatore random dell'episodio. Attenzione, Alaba, attenzione. Kone. Kone che non è male, Come punta nella BPL non è male. Błażejkowski, Chikawi, Cáceres. Sono giocatori molto interessanti. Comunque non ci è andata male. Anche un trequartista della Bundes, anche se non è ottimo. Però fa comodo perché non ne avevamo neanche uno. La grande con Howard. Forza Howard, forza Howard. Forster no, Schwab, Sertic, Kwewe, Caligiuri. Che è un esterno sinistro che va a migliorare Barnetta. Terzo pacchetto, 12 oggetti tutti rari. Attenzione, Schippo, Ferdinand, Rosicki, Teio. Questo non mi è piaciuto molto. E alla fine l'ultimo pacchetto. Questo, tutti i giocatori, tutti oro, tutti rari. È importantissimo questo pacchetto. Potremmo trovare grandi giocatori qua dentro. Non Angeland. Marchisio per la Serie A è buono. Walcott. Veramente nient'altro. De Lufeu è l'ala destra che ci mancava nella Lega Spagnola. E adesso andiamo a vedere chi è il primo giocatore random dell'episodio. Ok, il primo giocatore è Naldo. Purtroppo non lo possiamo prendere perché abbiamo 313 crediti. La sua versione normale, non quella appata. E quindi la prenderemo appena potremmo. Dallo scorso episodio mi ero preparato questo con Mangala che mi ero preso a pelo con i soldi che avevo. Adesso voglio vedere se ho altri giocatori della BPL da inserire. E l'intesa sembra ottima adesso. Naturalmente abbiamo ancora qualcuno fuori ruolo. Non abbiamo trovato nemmeno un esterno sinistro della BPL. Però abbiamo trovato Walcott, che è veramente interessante. Adesso andiamo a giocarci la nostra terza partita in divisione 3 con questa BPL. 86 di valutazione, 100 di intesa, no, Bundesliga, Aubameyang a TT e Müller a Sif. Belle. Vai Sandro di là per Navas, non ci arriva, vai Navas! Marimo l'aveva presa, quanto è forte Navas. Buono, vai per Rooney. Vai Rooney. Buono il movimento, ancora Rooney per Sturridge. Sturridge che si deve fermare. Buono. La botta di Sturridge. Modena. Di là. Perfetto per Walcott. Walcott la butta giù il tiro. Ancora Walcott. No. Sbilanciato al momento del secondo tiro. Vai Navas. Vai Navas fino in fondo. Navas fino in fondo. In mezzo. Cercare la testa di Sturridge sul primo palo. C'è Neuer. E c'è anche la fine del primo tempo. 0-0. Stiamo giocando sopra l'avversario, purtroppo la squadra che ha ci permette di fare poco. Vai per Sturridge. Vai Sturridge. Puniscilo Sturridge. 1-0 al 57esimo. Anche con il destro. Grandissimo Daniel Sturridge. L'acquisto migliore per questa BPL. Un attaccante forte, veloce, con un bel tiro. Finalmente. Ce n'ha due adesso. Non ha superato. Buono Sturridge col destro. Ancora che gol. 2-0, doppietta di Sturridge. Che gol, tutte e due di destro. Mamma mia. Riguardiamo qui. Salta un avversario, un borrollino qui. E poi che, mamma, che botta, palo gol. Daniel Sturridge. Che bestia. Mangala nel mezzo, cercare la testa di Rooney. Non ci arriva. José Enrique col sinistro. Bella botta. Walcott li scarta tutti. Walcott, che gol. 3-0. Se li ha ubriacati tutti. Tio Walcott. Anche lui segna all'esordio. Ancora Ozil. Ozil guadagna un calcio di rigore. Batterà Rooney per entrare anche lui nel tabellino dei marcatori. Wayne Rooney contro Manuel Neuer. Una gran bella sfida. Rooney. 4-0. Via sta palla. E finisce qua. Anche il secondo tempo. 4-0. Gran bella vittoria. Molto molto convincente. Con questa
Barclays Premier League che insomma dà soddisfazioni soprattutto là in attacco, ha degli ottimi giocatori, ora anche con l'acquisto di Walcott, anche se adattato a sinistra. Però ok, abbiamo 900 crediti e vediamo un po' chi ci capita come secondo giocatore dell'episodio. Ok, Yassin Brahimi è il nostro secondo giocatore random, la sua versione IF come trequartista. Abbiamo già trovato la sua versione a pata come alla sinistra in un pacchetto oggi, quindi l'abbiamo praticamente già sbloccato. L'unica cosa è che appena vorremo potremo prendere la sua versione trequartista IF, anche se costa un po' tantino. Abbiamo 900 crediti, proverò a prendere Naldo nel mentre, perché mi rimane Naldo, Danny e Gradel da sbloccare. Va bene, andiamo con questa stessa squadra a giocarci un'altra partita in stagione online, a seconda di oggi. Sembra più facile sta divisione 3, in realtà è la nostra squadra che è migliorata. Un'altra è quello di prima, è praticamente quello di prima. Ottimo per Sandro, proprio Sandro mi doveva capitare, eh. Ancora Ozil, dai Ozil, 1-0, 1-0 al 17esimo, Mesut Ozil fa il primo gol credo per questa squadra, non lo so, però comunque ottimo anche il suo apporto. Va per Navassino, Navassino, 2-0, mamma mia, ma cos'è oggi, ma come giocano, 2-0 al 21esimo, no, vabbè, 2-1 subito, si è un po' fermato qui in Mangalà, d'altronde quando cambia giocatore mentre c'è la palla alta è così. Buono così, vai Sturridge, puniscilo, no, bella parata qui di Weidenfeller, credo, non ho visto chi è in porta. Vai Sturridge, Sturridge di prima, col piattone, cosa stava per fare? Dai, chiudiamola qua, dai. 2-1 questo primo tempo, peccato per il loro gol che è avvenuto in una delle poche azioni che hanno fatto. Vai, grande Sturridge, Sturridge sul primo palo, che gol! Che gol, Daniel Sturridge, che bestia. Sturridge va dritto, Sturridge va dritto, Sturridge, ancora lui, 4-1, non lo ferma nessuno, al 54esimo, e forse è partita chiusa di nuovo, mamma mia, altri 4 gol. Mamma mia, che gol di Walcott. Che gol di Walcott, ero concentrato lì a fare un po' di skills. E qui c'è il 5-1. Vai Loris, la scascia e c'è il gol, incredibile, 5-2. Mamma mia, che gol. Guardiamo se si riguarda anche tutti i replay di questo. Non si sono affacciati molto spesso nell'area avversaria. Ah, solo uno. Sturridge non va e finisce finalmente con il 5-2 questa partita. Mamma mia, che bella vittoria ancora anche questa. Quindi ci permette di cercare un altro giocatore random, un altro oro, e speriamo sia un terzino destro della Barclays, così sono veramente a posto. Uno Walker sarebbe perfetto, però chiedo troppo. Shinji Okazaki, non so quanto ci potrà servire un'altra punta della Bundes. Intanto Naldo probabilmente l'hanno superato, l'hanno preso per 9,50. Boh, proviamo a prenderlo a 1000, dai. Ok, per l'ultima partita forse è meglio provare la BBVA anche solo per far riposare questa. Ok, Deulofeu, sì, è l'unico giocatore interessante da inserire, però è un buon giocatore interessante da inserire. La BBVA è così, adesso è totalmente completa. Potremmo anche cambiare modulo in effetti, però mi ci sono trovato bene con questo, quindi perché cambiare? Tanto questo 86 di valutazione e 96 di intesa. Va bene. Insomma, diciamo che è una Barclays con Thiago Silva, Neymar e Suarez, dai. Vediamo se Deulofeu si reputa un ottimo giocatore. Forse non sarà all'altezza di Navas, ma so che è un bel bagatone. Buono qui intanto il cross per Cerci. Mamma mia, lo stavo chiamando. Fa un ottimo assist per la testa di Cerci. E già che fa gol di testa, vabbè, grande notizia, però bello qui il cross. E il pennellatino perfetto, e ci deve solo buttarla lì.
cercare la testa di qualcuno, così di nessuno. Carvalho fuori, la palla! Mamma mia! Mamma mia, che episodio sta venendo fuori! Che gol di Carvalho! Assurdo! Di controbalzo, una portata micidiale! A togliere le ragnatele sul palo di Courtois, che non può fare niente neanche questa volta. La stoppa, il rimbalzo alto e la prende piena di collo, mamma mia. Boom! Buono! Vedi lo Feu. Vedi il movimento di Bebé. Bebé a dritto, Bebé entra in area, distrugge tutto, Bebé la botta! C'è Courtois, attenzione a Griezmann, non la prende. Buono! Ottima posizione di Corominas. Mamma mia Courtois, mamma mia Courtois, qui ci ha messo la manona. Bebé. Bebé spacca il palo, 3-0. E chiude il primo tempo con un più 3, mamma mia. Finisce qua il primo tempo sul 3-0. Altra partita molto convincente. Buono. E Ceci. Ceci scatta così l'avversario, la piazza sul primo palo e c'è il 4-0. Alessino Ceci fa doppietta, credo. E siamo al 64esimo. Partita anche questa chiusa in largo anticipo. No, mi sono falciato il mio. Pensavo di avere quell'altro e ho scivolato e ho falciato il mio. Vabbè, 4-1. Ormai era partita finita da un po'. Finisce qua la partita dopo questo gol un po' divertente del mio avversario. Sul 4-1, un'altra vittoria netta, quindi tre vittorie, tutte e tre nette in divisione 3. Bene, adesso Ceci man of the match, ha fatto un'ottima partita, ma anche De Lofeo all'esordio ha fatto una bella bella partita, mi è piaciuto. Quindi 13 punti, siamo di nuovo salvi, però questa volta l'abbiamo raggiunta a metà percorso, che vuol dire che con due vittorie nel prossimo episodio riusciremo ad arrivare in divisione 2. Adesso vediamo un po' chi è l'ultimo giocatore random di oggi, sempre oro, sempre random. E Alexander Mayer è l'ultimo giocatore di oggi. Non so quanto mi sia utile, cioè un trequartista nella Bundesliga sì, mi serviva, ho trovato quel giocatore, non mi ricordo se siamo il giapponese o coreano, che mi pare sia un pochino più veloce, intanto abbiamo preso Ronaldo. E niente, per questo video è tutto, io spero che vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi ricordo di passare dall'altro canale, che non è il mio secondo canale, è un altro canale che gestisco con altri ragazzi. È più che un secondo canale, cioè è un canale molto importante, quindi ve lo lascio sempre in descrizione. E poi come sempre vi ricordo, be yourself, stay ignorant.